Buon pomeriggio, è il 30 di luglio, ormai siamo arrivati alla fine del mese, sono le 14:30, orario solito per i giorni feriali, appunto quello di subito dopo pranzo. Devo dire che purtroppo non sono in grado di dirvi domani quando sarò in diretta perché rientro questo pomeriggio a Roma, domani arriva in aula il famoso decreto disoccupazione per cui cominceranno le votazioni e ci saranno naturalmente anche i lavori di commissione, per cui non sono in grado di dirvi esattamente come farò. Troverò qualche minuto e un angolino alla camera per cercare di raccontarvi che cosa sta succedendo in aula, perché credo che queste dirette siano importanti anche per raccontarvi come funzionano i lavori parlamentari, quello che succede, insomma, sapere in diretta quali sono le novità. Il provvedimento che viene in aula è un provvedimento importante, per cui cercherò davvero di fare in modo di trovare 10 minuti al volo. Abbiate pazienza, seguitemi. Al limite, come sapete, non doveste riuscire ad acchiappare la diretta, abbiamo sempre la possibilità di rivederci con il video che resta sia sul mio sito ivanscalfarotto.it che sulla pagina Facebook dalla quale mi state guardando, che anche su YouTube. Nel frattempo vi ricordo naturalmente, come al solito, di pigiare questa freccina dove c'è scritto condividi, di farlo adesso in diretta in modo tale da poter allargare il numero delle persone che ci guardano, che mi guardano, e poi di farlo anche con il video, naturalmente, nelle ore che seguiranno. Io volevo cominciare ricordandovi con una comunicazione di servizio. Ieri ho raccontato che per il mio compleanno, che sarà il 16 di agosto, non lo dico per farmi fare gli auguri, lo dico soltanto perché ho aperto su Facebook una raccolta di fondi a favore di Fondazione TOG. Fondazione TOG è un'associazione no profit che si occupa di sostenere, curare e soprattutto offrire cure riabilitative ai bambini che hanno gravi patologie neurologiche. Fanno un lavoro meraviglioso che richiede una pazienza incredibile, una dedizione e anche una grandissima professionalità. E quindi ho deciso, invece di chiedere regali di compleanno, che forse neanche giustamente mi avreste fatto, di darvi l'opportunità magari di lasciare anche soltanto il costo di un caffè a favore di TOG, perché saranno soldi ben spesi. Detto tutto questo, che serviva anche a consentirvi di arrivare online, voglio toccare soprattutto due questioni quest'oggi. La prima, grandissima, grandissima preoccupazione per questo razzismo strisciante e neanche troppo strisciante che sta, ripartendo, che sta partendo in Italia, che stiamo vedendo. Adesso è il caso delle ultime ore di questa nostra, atleta Daisy Osakune, che è la campionessa under 23 di lancio del disco, in Italia. È un'atleta bravissima e è stata sostanzialmente colpita, è stata colpita, è stata rincorsa, da una macchina e colpita con un oggetto a un occhio, il che potrebbe impedirle di partecipare a una prossima manifestazione per la quale si stava allenando da tanto. Lei ha detto chiaramente di essersi sentita aggredita per questa ragione e io penso che abbia i suoi buoni motivi. È da febbraio di quest'anno, vi ricordate, quando Luca Traini cominciò a sparacchiare per le strade di Macerata nei confronti di persone che avevano soltanto la colpa di avere un colore della pelle diverso dal suo, ma poi ne abbiamo avuti di casi. Ricordate tutti quanti all'inizio di giugno su Maila Sacco, che era stato colpito a Vibo Valentia, ma poi ci sono stati casi a Caserta, a Forlì, la bambina Rom colpita a Roma che potrebbe perdere l'uso delle gambe, e poi Vicenza, Caserta ancora. Ieri il linciaggio, il vero e proprio linciaggio, una parola che in realtà non siamo abituati a sentire come strumento per un omicidio. Essere uccisi per un linciaggio, che è successo ad Aprilia, una persona sempre, diciamo, non bianca, rincorsa perché accusata di essere un ladro e uccisa a botte. Appunto nel nostro paese. E poi l'ultimo episodio proprio oggi, questo di Torino, di Moncalieri. Io penso che si respiri un'aria veramente bruttissima, però penso che sia giusto dire e farlo con una certa anche tranquillità, senza livore o senza una particolare foga, semplicemente come fosse il riconoscimento di un dato di fatto che esiste un messaggio pubblico, politico in questo momento che sollecita, anzi solletica, meglio ancora, diciamo l'inimicizia tra le persone, l'odio, diciamo la discriminazione
sulla base, su base razziale o su base etnica, se preferite. Questo è chiarissimo perché, io penso che chi fa politica, chi ha delle cariche pubbliche dovrebbe sempre avere presente qual è la carica potenziale delle parole che usa. Perché vedete, noi politici poi alla fine diciamo le nostre cose, soppesiamo le nostre parole, abbiamo anche negli anni sviluppiamo anche una professionalità nel dire e non dire, nell'usare l'aggettivo quello giusto, l'avverbio quello ricercato, il sostantivo quello che suggerisce, che insinua, però non dice le cose direttamente. È chiaro che poi il messaggio che noi diamo in questo modo sofisticato, in questo modo preciso, soppesato, attento, è un messaggio che poi viene raccolto dalla gran massa dei nostri concittadini, delle persone che hanno giustamente strumenti che sono diversi da quelli che ha un politico professionista. E ognuno legge il messaggio un po' come lo vuole. Quel messaggio, come succedeva da ragazzini, no? Quando si giocava a telefono senza fili, il messaggio parte in modo sofisticato, preciso, attento, soppesato, centellinato, e poi di bocca in bocca è un messaggio che diventa molto più diretto, molto più piatto, molto meno suscettibile di interpretazioni. E ovviamente magari nel pubblico indistinto c'è anche quella singola persona o quelle poche persone che decidono di utilizzare quelle parole come una sorta di legittimazione perché queste persone possano passare a un'azione. Allora, quando noi facciamo politica e quindi diamo questi messaggi al pubblico indistinto, dovremmo stare attenti. Se abbiamo una coscienza, se abbiamo un'etica, non soltanto alle parole pronunciate, ma anche a quale può essere l'uso e qual è il messaggio più ampiamente inteso che nasce da quelle parole così precise. E allora il tema è che, per esempio, poi non sono soltanto le parole, ecco, a essere importanti, perché se per esempio il ministro dell'Interno e vice premier Matteo Salvini, quando avvengono questi episodi così gravi, si facesse sentire e condannasse in modo preciso, co con la stessa assertività che utilizza quando appunto parla di pacchia per gli immigrati o cose di questo tipo, se fosse assertivo allo stesso modo per dire a chi poi commette dei delitti che hanno uno stampo razzista, che questo non va bene, ecco, questo aiuterebbe. Invece c'è un mix di parole dette contro qualcuno e di silenzi quando queste parole si trasformano in azioni nei confronti delle stesse persone. E quindi io penso che ci sia, se non un nesso di causalità, cioè non un rapporto diretto causa-effetto, io non lo posso naturalmente affermare, però posso affermare che esiste una responsabilità morale rispetto alle cose che vengono dette. Allora, quando Salvini, per ragioni poi che elettoralmente pagano, perché questo ci dicono i sondaggi, che certi messaggi attraggono attenzione e attraggono consenso, però quando per attrarre consenso si rischia di dire cose che anche una piccolissima minoranza può considerare un via libera, magari sbagliando, però può considerare anche potenzialmente un via libera per azioni di tipo violento, io penso che chi sta in una posizione appunto di potere e di responsabilità dovrebbe fermarsi e contare, non dico fino a 10, ma forse fino a 100 prima di dire certe cose. Ecco, e poi essere più presente, dire, condannare atti come quelli che stiamo vedendo. Allora, io credo che ci sia un problema, che ci sia un problema molto serio, molto grave, un problema culturale prima che politico. Qualcuno sta sdoganando una cultura della differenza. Intesa in senso negativo, una cultura che possiamo tranquillamente, e mi rendo conto che la parola è importante, definire razzista, e questo clima sta avvelenando il nostro paese. Non si può negare che esista un moltiplicarsi di eventi, di incidenti, di reati, di crimini, che hanno un'impronta razzista. E questa è una cosa molto grave. Io penso
che questo sia una sorta di avvelenamento dei pozzi del nostro vivere civile, del nostro contratto sociale, e credo che questa responsabilità sia una responsabilità storica gravissima che questo governo si porta dietro. Se la porta dietro nella persona di Matteo Salvini e nell'organizzazione partitica della Lega, ma io trovo la medesima responsabilità anche nel Movimento 5 Stelle, che governa con la Lega e che, nella migliore delle ipotesi, non prende una posizione netta di condanna rispetto a certe dichiarazioni. Io ho letto su Twitter oggi, e spero che sia veramente un errore, che sia una cosa falsa, perché non l'ho ascoltata direttamente, quindi la riporto così com'è. Ma leggevo un tweet nel quale si diceva credo di Capone del Foglio, ma insomma non conta particolarmente, ma si diceva, qualcuno ha sentito in televisione Jacopo Fo dire che l'espressione di Salvini, molti nemici, molto onore, non era una citazione mussoliniana, ma era una frase di uso comune. Ora, io ho avuto l'onore, il piacere, la gioia di conoscere Jacopo Fo, anche di frequentarlo molto in gioventù, e lo conosco come una persona meravigliosa, la pensiamo spesso diversamente, ma molto sensibile, un vero democratico, per carità, e mi auguro che non abbia detto appunto queste cose, non abbia detto che molti nemici, molto onore è una frase di uso comune, perché non lo è. Però se l'ha detto, spero di no, se lo ha detto, è il tipico atteggiamento che hanno i sostenitori del Movimento 5 Stelle e i dirigenti del Movimento 5 Stelle rispetto alla Lega Nord, anzi alla Lega e basta. Cioè un modo di mettere la testa sotto la sabbia e di non affrontare la responsabilità politica di essere soci in affari di chi fomenta un clima razzista nel nostro paese, diciamolo chiaramente. Questo capitolo speriamo sia chiuso. So che il Partito Democratico sta organizzando una manifestazione per settembre sull'argomento, ne sono molto contento, vi terrò aggiornato. Ricordatevi di condividere. Passiamo al prossimo punto, che è questa riunione monstra che il ministro del suicidio economico, come lo chiamo io, o della disoccupazione, Luigi Di Maio, questa grande riunione che ha convocato al Ministero dello Sviluppo Economico per Ilva. Una riunione, ho preso qualche nota perché i numeri sono interessanti, alla quale ha invitato 62 delegazioni, 182 partecipanti, i quali 182 partecipanti hanno avuto un minuto a testa, per porre domande tecniche al ministro, ma naturalmente non ci si è riusciti. Quindi è stata una grandissima riunione nella quale sostanzialmente, come al solito, nello stile del ministro del suicidio economico, non si è deciso nulla. Nel frattempo, proprio perché il ministro Di Maio non prende decisioni, Ilva perde 1 milione al giorno. Quindi ogni mese che passa, Ilva perde 30 milioni. Allora, che cosa fa il Movimento 5 Stelle? Da un lato cancella il leasing dell'aereo di Stato per fare il risparmio, cancella i vitalizi, e poi lascia che Ilva perda 30 milioni al giorno. Oppure si prepara a pagare penali monstre per non fare la TAV, che sono sempre soldi pubblici. Ah, tra l'altro, e lo sottolineo con forza, vorrei che vedeste il video della diretta che ha fatto Matteo Renzi quest'oggi. Era una diretta che è andata alle ore 13 sulla vicenda dell'aereo di Stato, nella quale Matteo spiega molto molto bene nei dettagli le cose. Io l'ho fatto già un po' nella mia diretta di giovedì scorso, che credo fosse il 26, quindi come la pensi io sul tema aereo di Stato lo trovate nella diretta del 26. Per oggi Matteo Renzi ha fatto una diretta che vi raccomando di vedere. Appunto, si tenta, diciamo, tentano o ci spacciano, spacciano all'opinione pubblica risparmi, fatti su cose che francamente sono sinceramente o risibili o molto gravi. Parlo dell'aereo di Stato da un lato e dell'alta velocità dall'altro, e poi non prendono decisioni, e così Ilva continua a stare in questo limbo. Mentre appunto Di Maio minaccia querele, minaccia cose varie, dice addirittura che Ilva sarebbe stata venduta al primo che passa. Peccato che Mittal non è il primo che passa, ma il primo produttore di acciaio al mondo. Insomma, la verità è che Di Maio non prende nessuna decisione, e questo costa al contribuente italiano. Ebbene, che questo si sappia. Io mi fermo qui. Non prima appunto di ricordarvi la raccolta di fondi che sto facendo per la Fondazione TOG, alla quale vi chiedo di partecipare.
Trovate il link per poter fare il vostro versamento in cima alla mia pagina pubblica, c'è un post fissato in alto, quindi è molto facile da trovare e c'è scritto fai una donazione. Vi raccomando di farlo davvero perché Fondazione TOG merita, merita, merita per il lavoro che fa per i bambini con patologie neurologiche complesse. Bisognerebbe che veniste a visitare TOG, appunto qui a Milano, perché è veramente un posto dove si lascia il cuore e c'è una grande emozione. E come ho detto, purtroppo non sono in grado di darvi già un orario per domani, per vederci domani, perché sono alla Camera con il famoso decreto di disoccupazione, ma in qualche modo farò e vi avviserò via Facebook dell'ora nella quale sarò online. Naturalmente, se non sono online, potete vedermi dopo. Il video della diretta resta sul sito ivanscalfarotto.it, su questa pagina Facebook e ovviamente anche su YouTube. Mi fermo qui, vi auguro un'eccellente settimana e tra poco anche un buon mese di agosto e forse magari un po' di vacanze meritate. A presto, a domani, ciao!